Ciao ragazzi, bentornati sul romano inglese. È passato davvero tanto tempo dall'ultimo video. Lo so, mi dispiace. Sono stato molto impegnato. Ci sono state veramente tante cose che sono successe che vorrei raccontarvi al momento, ma non posso. In un altro video che farò a breve potrò raccontarvi tutto quanto e saprete che cosa è successo. Sono successi un sacco di casini, un sacco di cose importanti e di divertenti anche. Oggi sono qui con voi perché vengono due persone importanti a trovarmi. E purtroppo è successo un casino anche per queste persone per arrivare a trovarmi in Inghilterra, qua a Portsmouth, dall'Italia. Dopo vi faccio vedere chi sono. Però sono successi dei casini che per fortuna siamo riusciti a risolvere per dei magheggi assurdi che solo noi italiani riusciamo a fare. Fra poco, appena arrivano, cioè in realtà sono le 4 di pomeriggio, 4 e mezza, loro sarebbero dovuti arrivare qua verso le 5 e un quarto. Non ci saranno, ma dovremmo andare noi a prenderli in aeroporto, quindi sarà molto tardi, verso forse le 9, forse escono per le 9, quindi torneremo a casa per le 11 se ci dice tutto bene. Quindi ragazzi, rimanete con noi, vi faccio vedere chi sono. Rimanete con me, no, con noi, sono da solo, vabbè, dopo ci sarà pure Coral però, quindi vabbè, poi ci lo metto pure là. E ricordatevi che a breve, in questa settimana, usciranno anche altri video di Ma Come Parli, dove vi proverò ad insegnare altre cose in più, altri segreti dell'inglese, su come parlare al meglio l'inglese insieme ai britannici. Quindi rimanete connessi, guardatevi questo video che scommetto che vi piacerà. E niente, vi faccio vedere di che cosa si tratta e chi sono. Ragazzi, sempre più vicini a scoprire chi stiamo andando a prendere. E ovviamente c'è anche Coral, guida lei. Stiamo andando fino all'aeroporto, a Gatwick, quindi ci facciamo sta bella guidata. Poi torniamo, però appena arrivo là vi faccio vedere subito chi è. Quindi rimanete ancora un altro pochettino. Non ci abbiamo fatto a filmare niente ieri sera perché siamo arrivati a casa stanchissimi, morti, non potevamo filmare niente. Quindi questa mattina filmiamo. Sì! Quindi alla fine erano quelli che dovevano apprendere, erano Claudio e Angelo. Surprise, mother father! Due dei miei fratelli. Lui non c'è mai stato in Inghilterra. No, una volta però c'è stato per 2 giorni. E nemmeno, perché sei stato tutto dentro al camper tutto il tempo, quindi non sei nemmeno sceso. Lui invece c'è proprio stato per 2 anni a Birmingham. Mi è servita una missione come ho fatto io quando stavo in Scozia. E poi niente, che devo fare? Mo' gli famo vedere un po' l'isola mia. E poi andiamo a mangiare cibo qua in Inghilterra. E poi andiamo a mangiare cose buone. Inghilterra è famosa per cibo. Vediamo un sacco di cose. Vediamo un po' come reagisce Angelo a tutte le cose inglesi strane che ci stanno da ste parti. Buttali. Ma tu buttali. Hai visto qua i Pringles quanto stanno? Sai quali sono buoni là? Queste. Quelle con la crosta ripiena. Ah sì, io costavo un casino costavo. Le compriamo? Qua costano solo 2 sterline. Le compriamo, voglio assaggiarle. Dai, sai quanto costano questi qua? Quanto costano? 3 sterline almeno, 3 euro. Beh, un pacchetto questo qui da 8 costano 3 euro questi. Sempre 3 euro questi. Le costano 1 sterlina sola. Questi 3 euro sempre. Sti cosi qua. Non penso da lì in Inghilterra, però. Però cacchio, perché devono costare 70 euro e così poco in Inghilterra? Entrate. Mi frega niente, dite buongiorno comunque. Davvero, non mi frega niente, io continuo a dire. È il giornalaio gigante dell'Inghilterra. È pieno di libri, è un cinese portatile. Le Parker. Le Parker. Noi le amiamo le Parker, vero? Boh. Tu non sai manco questo. Questo è un negozio che in Inghilterra va tantissimo, sì. Buono. Sì, perché vendono per compleanno Natale sta roba qua, no? Esatto, tutti si fanno le cartoline. E questo è un negozio dove vende solo cartoline. Allora senti, tu per andare, per venire qua ci avete avuto problemi con l'aereo, no? Con sì. Con tutto. Guardia, con l'aereo. Ma io voglio sapere una cosa, ma quando stavi in aeroporto e ti hanno detto no, tu non puoi andare perché non c'hai il cosa, hai pianto? No. No, amica, no, sta a piagne. No. Sì, assolutamente sì. Amica. Allora, Angelo, devi sapere che in Inghilterra se ti metti sulle strisce pedonali le macchine si fermano. Davvero? Sì.
Non devi manco guardare, te ne devi fregare niente. Quella di prima era una ritardata. Ma questo può uscire. E se te piano te pagano talmente tanti soldi che stai bene per una vita intera. Ah, va bene, però intanto c'è sempre una gamba rotta. Che te frega? Da ripari. Zaggiusta, come ha fatto Claudio. Poi se te butti 30.000 euro, gli butti tutti al cesso, come ha fatto. Ma c'ho ancora, ce l'ho. Sì, ce l'ha ancora. Fastidio stanotte con i gabbiani? Troppo. Strillavano? Mentre giocavo. Ah, pure mentre giocavo, perché ha giocato fino a che ora? Fino alle 3. Sei proprio un animale. A che ha giocato? A che ha giocato? Forte. Allora, va bene. Ti che ha fatto? Bolletta. A lui. Can I pet it? Pet it. Can I pet it? He loves dogs. Sorry? He loves dogs. Poi volate entrare qua dentro? No, non c'entra neanche il piede. Io entro. Se solo non ci fosse quello. Se solo non ci fosse le spalle. Se solo non ci avessi le spalle, annaggia, prima di. Questo è il negozio che piacerebbe a mamma. Chantilly. O come caspita si chiama. Claudio, già che stiamo a una foto. C'è, no, sto proprio a fare una foto. Però c'è sta luce, ripete, lo so. La sera gli ha dita. Non c'è scritto che non ci posso salire. No, puoi abbracciarlo, puoi fare come ti pare. Anzi, mettete seduto sulle gambe sue. Ecco, già così. Così fa la foto, vai. Sto seduto. Angelo, sei pronto per mangiare? Sei pronto per mangiare? No, voglio solo bere. Non c'hai fame? No. No, tu c'hai fame? Tutti da Taco Bell. Bene. Allora, prendi un passo di là, metti sopra il frutto. Bontà. Finalmente bevo. Ma bevi, ma non c'è fame? No, lui è venuto qua solo per bere. Solo per bere? Vabbè, allora io mi mangio il tuo, Angelo. Cosa ne pensi di questo burrito? È buono. No. Full stop. Basta. È buono. Non è per caso una cosa più eccezionale che tu abbiamo mangiato via qua. No, ma è tutto l'altro, è meglio, eh? Sì. 30.000 volte meglio il crispy. Vabbè, andato. Affa. Oggi come anche vanno tutti questi cosi? Non mi piacciono, Claudia. Devi fare proprio con questi bambini. Che schifo! Angelo, scusate, non mi piacciono i churros. E mo ti scusa, non faccio la regola. Tu gli spiega come ha fatto a fatta arrivare la cioccolata dietro la schiena. Girati, faccio vedere la cioccolata. Tu lo dico io, girati, va. Girati. Qua. E fa muovere. Ecco qua, bello. Yeah. Come ha fatto a far arrivare la cioccolata sulla schiena? Quando ti ho messo a mangiare. Però c'ho le prove del film prima, perché ho ripreso e c'aveva dritto. Come ha fatto a far arrivare la cioccolata dietro la schiena? Mo ti fa capire. Come ha fatto lui, scusami? Sì. T'ha toccato mai? Sta Crash Bandicoot. Remove this item before continuing. Unexpected item in bagging area. Remove this item before continuing. Insert your card. Volevo prendermi qualcos'altro, così le caramelle. Se torno a casa ti piacerebbe? Eh? Come mi piacerebbe? Stiamo andando all'arcade. Mi piacerebbe, we'll be right back.
appena finito, ne facciamo anche a te nella videocamera. Si sono andati. Abbiamo fatto maggiormente un sacco di volte quello del ballo. Siamo già sfrecciato in quattro. Ci ha veramente distrutto, le mie braccia sfonnate. C'è un sacco di vento, quindi non so quanto ci riuscite a sentire. E se non ci riuscite a sentire, facciamo un voice over. Facciamo il voice over, sì, dai. Vabbè, mo andiamo a mangiare un po' di Subway, così Angelo lo prova, che non ha mai provato. Angelo, sei pronto per provare il Marmite? No. Sto potenziando il gol. Dai, vai a mangiare. Sì, ma adesso devi provare il Marmite. Angelo è pronto, qua c'è tutto il casino loro. Io non l'ho mai detto. Niente, non siete più. Vabbè, un cucchiaio di Marmite. Pronti? Pronti? Sì. Prendi il cucchiaio. Oh! Non esiste che dai una leccatina, perché tu fai sempre le solite cose. La leccatina. Ma no, no, no. Se tu lo fai, gli do un calcio e ti butto fuori di casa. Allora, cara, spostati dalla porta là, perché se tipo devo scappare al bagno. Ok, spostati. Tanto non scappi, perché anzi prendi il barattolo e tu lo finisci. Sì. Ma io ti prendo a calcio se te finisci il barattolo. Allora. Non fa magheggi. Pronto? Ma non fare lo scemo. Vai, mangia. Non so un secchione, ma capì. Angelo, mangia. Boh. Che ti piace, ammazza che anima. Così tratti i tuoi ospitanti. Che per veleno. Manco deve essere avvelenato. Angelo, sei uno spreco de umanità, de spazio sulla terra. Oh, ieri sto fenomeno ha lasciato la telecamera a scarica, quindi montatelo. E il video di Londra non ci sta perché si è scaricata la videocamera, sono scordate le batterie, errore madornale. Vabbè, raga, che comunque, Angelo, te che pensi allora di Londra? Che bella. Che ti è piaciuto di più? Che il costo delle caramelle. E le caramelle? E le gomme. Oh, vabbè, ma che altro ti è piaciuto di Londra? I treni. Il Little Ben. Perché i treni? E il Big Ben che stanno a ricostruire e il dungeon in cui siamo andati. Figo. Dove avevo paura peggio di una cacchetta. Sì, siamo andati al London Dungeon. Le persone che hanno talenti invece a Roma ce l'hanno. Sì. E come fanno le cose. Chi intendi? Quelli che stanno per strada, cantano, suonano, ballano, eccetera. Sì. A Roma non sanno fa niente, ci provano lo stesso. No, ma ti rubano solo i soldi. Io dico vattene. Ti rubano solo i soldi a Roma. Se ci avete seguito sulle storie di Instagram, avrete visto le persone che abbiamo incontrato che facevano acrobazie e cose simpatiche in giro per Londra. Limbo. E limbo e tante altre cose. Sotto a un centimetro di distanza dal terreno. E allora è piaciuto. Siamo arrivati alla fine, il viaggio è finito. Angelo se ne sta tornando a casa insieme a Claudio, che adesso è andato dentro un negozio, quindi non lo vedete. Però Angelo, tira fuori le note, perché Angelo, durante tutto il tempo che è stato qua, ha visto le differenze che per lui c'erano riguardo tra l'Inghilterra e l'Italia, specialmente nello specifico Roma. Adesso Angelo, tira fuori ste note e dici le tue differenze, le cose che tu hai visto che sono diverse, dai. È più pulita. Quindi per te l'Inghilterra è più pulita di Roma. Vabbè, sì. Almeno Portsmouth, paragoniamo Portsmouth a Roma. Ok, poi, più pulita, poi? Ci sono più fast food in giro. Sì, ok. Poi? C'è pizza con il pesto che non ho mai provato e spero di non provare. Però quella la trovi pure in Italia. No. Magari non a Roma, però in Italia la trovi. Da qualche parte nel mondo, ma io sto di a Roma. No, ho detto in Italia, non nel mondo. E io sto di a Roma. Le differenze erano queste due. Ci sono gli autobus a due piani. A Roma invece sono soltanto quelli per i turisti. Sì, quelli turistici sono a due invece piani. Invece qui ci sono anche quelli normali. Sì, qua ogni cosa c'è a due piani. Poi? La maggior parte delle persone rispetta la legge, invece a Roma nessuno. Ok, quindi nessuno rispetta la legge. Ok, che intendi, la strada o le cose in generale? No, le cose in generale, che non rubano. Vabbè, pure qua rubano però. Sì, ma è difficile. Alcune persone rubano, perché le persone, infatti dopo ci sta. Ah, quindi dici, vabbè, il 90% delle persone in Italia ruba, invece qua no. Esatto. Ok, ci sì, sta. Il 90% non ruba e 10 sì. Ok, ci sta. Poi? I soldi da 10 e 5 stelline sono indistruttibili. Vero, non si strappano e non si bagnano. Esatto. Poi? I cani non si attaccano. Verissimo, non ci sono nemmeno un cane che abbaia un altro cane. Esatto. Qua. Poi? Negli autobus ci sono i caricabatterie e hanno pure il wifi. Sì, non c'è il caricabatterie, c'è la presa per caricare. Vabbè, sì, quindi c'è la carica. Sì, puoi caricare il telefonino e c'è il wifi, sì, esatto. Poi? I piccioni non hanno paura delle persone.
Ok, quello era su tutti gli autobus comunque, sì, eh? C'era l'attacco e le prese con il wifi e tutto su tutti gli autobus, non ce ne sono alcuni in particolare. I piccioni che cosa? Non hanno paura delle persone? Esatto. Ma che vuol dire? Prima siamo andati vicino a un gabbiano, io e Claudio, e non... Ma non è un piccione il gabbiano? È anche addosso un piccione, io stavo a un centimetro. E che c'entra il gabbiano col piccione? E il gabbiano è ancora più pericoloso. Ma che cosa? E quindi non hanno paura? Esatto. Ok. La parte sud del Regno Unito è la più ricca. Vero. E la parte sud dell'Italia è la più povera. Esatto. Ok, quindi al contrario. Poi questo è l'ultimo. Okay. Gli zingari non possono rimanere. Non possono rimanere, basta. Ok, sì, gli zingari nel Regno Unito non ci possono stare. E poi i carrelli non si pagano per finire. I carrelli non si pagano perché non devi mettere la moneta. Esatto. Beh, se vai alla Lidl però devi pagarlo, devi metterci la moneta lo stesso. Ma la Lidl è tutta storta. Che storta? Boh. Però gli altri negozi non hanno la moneta. La cosa degli zingari è che gli zingari, se vengono nel paese, devono pagare le tasse e il governo non li lascia stare qua per un tot, più di un tot periodo di tempo. E ovviamente se stanno qua devono stare in parcheggi, eccetera, dove ovviamente dovrebbero pagare. Se provano a stare qua e a stare più tempo e si mettono nei prati, eccetera, la polizia arriva e li fa sgomberare. Normalmente gli gypsy, che sono gli zingari tra virgolette, sono quelli che comunque sia pagano le tasse, perché non puoi stare in un paese se non paghi le tasse, almeno qua in Inghilterra. Poi in Italia invece abbiamo gli zingari che se la governano, dove fanno, ci derubano, non ci pagano le tasse e poi nemmeno vanno in galera. Va bene, questo è quello che hai imparato, Angelo? Sì. Va bene, c'è qualcosa che vuoi dire di particolare dopo essere stato qua una settimana con noi? Che mi dispiace lasciare l'Inghilterra. Ti dispiace? Sì, però vorrei rimanere qua. Però devi studiare l'inglese. Ah beh, lo imparo e poi vengo qui. E poi vieni qua a fare che cosa? Le superiori. E le superiori. Perfetto, bravissimo. Prima di andarcene ti sei mangiata la pizza Domino's, com'era? Buonissima. Vedi, quindi la cavolata che tutti gli italiani dicono: no, io la pizza inglese non la voglio toccare, fa schifo. Invece no, non è vero, perché è buona. Certo, non è come quella italiana, però è buona. Ecco anche Claudio, che sì, se ne va pure lui. Ma io volevo rimanere. Addio fast food buoni. Vienici fast food buoni, ritorno all'Italia, te lo dico domani qua. Dai, camminate, immigrati. Oh, immigrati, ho 18. Camminate, immigrati. Sei un immigrato qua, che vuoi? Ma tu sei immigrato? Sei uno straniero. What? Da ste parti sei straniero, che vuoi? Ho spedito i miei fratelli a casa. E a proposito di spedizioni, mentre creavo questo video mi ha contattato una compagnia di nome Parcel. Parcel che cosa fa? Vi è mai capitato di trovare delle cose online che tanto volevate ma che nel vostro paese non le spediscono? A me è successo veramente tante volte, anche a mia madre, e sono sicuro che questo video sicuramente farà per lei. Normalmente io non condivido tutto quello che mi viene proposto, cioè tante volte mi contattano delle compagnie e vogliono che le pubblicizzo nei miei video, anche a pagamento eccetera ovviamente, ma tante volte li rifiuto perché per me a voi non interessano certe cose, dico no, non è roba interessante, voglio condividere con voi solamente le cose che veramente possono essere utili e interessanti per quello che dovete fare nella vostra vita. E Parcel fa proprio questo. Come vi stavo dicendo, se c'è qualcosa che volete voi che però non vi viene spedito nel vostro paese, Parcel invece ve lo spedisce nel paese. Cioè voi scegliete una cosa online che vi interessa. C'è scritto non viene spedito nel vostro paese, perfetto, vado da Parcel e gli dico me lo spedisci nel mio paese per favore, e loro lo fanno. Parcel è stato anche valutato da Trustpilot con 8.7 se non sbaglio sulla scala da 10, quindi è veramente affidabile. Se voi andate sul sito potete controllarlo e potete essere sicuri che questa è un, come dicono gli inglesi, it's legit, è reale, va bene, potete tranquillamente fare ordini in tutto il mondo, nel vostro paese ci arriveranno sicuramente grazie a loro. Io devo dire che è un sistema che sicuramente userò, comincerò ad usare anch'io, perché non ne avevo la conoscenza prima d'ora. Adesso che so che loro esistono, li utilizzerò sicuramente. Perché? Perché
sicuramente ci sono tante cose che spesso magari fanno solamente in America, però qua, che ne so, magari in Inghilterra o anche semplicemente quando ero in Italia non li spediscono. Quindi, se lo volete e non volete pagare cifre esorbitanti di spedizione perché il passaggio della dogana, eccetera, tutto quanto, affidatevi a Parcel. Nel prossimo ordine che dovete fare, affidatevi a Parcel. Ovviamente vi lascio il link in descrizione, così che non dovete andarvelo a cercare da nessuna parte, perché so che molti di voi siete molto pigri, ma come lo sono anch'io, io al massimo vado nella descrizione dei video e cerco là. Non dimenticatevi sempre di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti al mio canale. Sono tornato e continuerò a fare i video per voi ragazzi con nuovissime lezioni di inglese e cose del genere che vi possano aiutare a migliorare l'inglese e a poter comunicare con le persone nella maniera migliore al mondo, specialmente con l'accento britannico, se possibile, perché l'accento americano non è poi così buono, o almeno a me non piace, diciamo. Quindi ragazzi, iscrivetevi, lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e ci vediamo nel prossimo video.